Ciao a tutti, oggi 7 dicembre andiamo ad aprire la settima casellina del calendario dell'avvento giuridico in materia di appalti pubblici. L'argomento che ci viene proposto sono i criteri di aggiudicazione. I criteri di aggiudicazione sono normati dal codice dei contratti pubblici all'articolo 95. Premettiamo che i criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante una scelta illimitata delle offerte e sono di due tipi: il minor prezzo e l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio del minor prezzo si può estrinsecare nella formulazione di un ribasso percentuale sull'importo dei lavori oppure nella formulazione di un valore in termini assoluti. L'offerta economicamente più vantaggiosa, invece, si ha mediante il miglior rapporto qualità-prezzo, nel quale la stazione appaltante effettuerà una valutazione, relativamente all'aspetto qualitativo della prestazione sulla base di criteri qualitativi che sono stati predefiniti negli atti di gara. E poi attribuirà un punteggio anche all'aspetto quantitativo nel quale confluisce il prezzo oppure il tempo di esecuzione della prestazione. L'offerta economicamente più vantaggiosa può anche consistere in una competizione tra gli operatori economici che riguardi soltanto l'aspetto qualitativo, a fronte di un costo, di un prezzo fisso e predeterminato stabilito dalla stazione appaltante. Ovviamente, previa indagine di mercato, la stazione appaltante dovrà assicurarsi che il prezzo di quella determinata prestazione effettivamente sul mercato non può subire delle variazioni. Andiamo a vedere quando applicare i due criteri. Il criterio del minor prezzo lo possiamo applicare per i lavori, in base al codice fino all'importo di 1 milione. Ma come sappiamo, il decreto semplificazioni ha permesso di applicare il criterio del minor prezzo anche per lavori il cui importo è pari alla soglia comunitaria. Per quanto riguarda invece i servizi e le forniture, possiamo applicare il criterio del minor prezzo per servizi e forniture, comprendenti anche i servizi di ingegneria e di architettura, per importi fino a 40.000 euro, oppure se l'importo supera i 40.000 euro, ma solo a condizione che i servizi e le forniture siano con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione nel caso in cui siano ad alta intensità di manodopera. Sono ad alta intensità di manodopera quelli la cui manodopera supera il 50% dell'importo complessivo del contratto, perché in tal caso deve necessariamente essere applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quest'ultimo, infatti, a sensi dell'articolo 95,3, che non è stato derogato dal decreto semplificazioni, deve essere applicato per i servizi di ingegneria e di architettura e per gli altri servizi di natura tecnica o intellettuale quando l'importo supera i 40.000 euro, oppure per i servizi speciali e di ristorazione, assistenza scolastica e nonché servizi ad alta intensità di manodopera quando superano l'importo di 40.000 euro, ovvero ancora per i servizi e le forniture sempre di importo superiore a 40.000 euro, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico. Il decreto semplificazioni, però, almeno fino al 30 giugno del 2023, viene un po' in aiuto alle stazioni appaltanti nell'affidamento di servizi e forniture che possono essere affidati attraverso il criterio del minor prezzo e sono quelle il cui importo è pari, o meglio, il cui importo non supera i 139.000 euro. Questo perché lo stesso MIT, quindi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere 757 del 2020, ha affermato che le stazioni appaltanti possono non applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per servizi e forniture comprendenti servizi di ingegneria e di architettura, poiché questo importo rientra nella possibilità di affidare, di effettuare l'affidamento diretto nel quale non si ravvisa un criterio di aggiudicazione. Con questo abbiamo concluso, vi aspetto per l'apertura dell'ottava casellina.